al centro del Festival dell'Economia Civile anche la figura di David Sassoli, una figura insomma, che tutti ricordiamo con grande affetto, con grande piacere, un politico vero, e un politico cristiano vero potremmo dire, e appunto ricordato anche dalla GESCI per la sua appartenenza scout. Sì, al centro questo premio dedicato a lui su come disegnare o scrivere il futuro, a cui hanno partecipato dei bambini, dei lupetti e delle lupette, per cui è anche la mia presenza proprio a testimoniare un percorso che per diventare buoni cittadini si comincia da piccoli per diventare grandi. David è stato uno scout sempre nel suo modo di essere, di portare avanti le cose, fedele a una promessa che ci impegna a fare del nostro meglio per compiere il nostro dovere verso Dio, verso il nostro paese e per aiutare gli altri in ogni circostanza. Ecco, questa è stata un po' la sua chiamata, che ha vissuto fino in fondo, nei momenti facili o meno facili, e anche nel suo lavoro, nelle sue relazioni e nel suo essere poi un politico davvero al servizio della buona politica. Ricordavo appunto quando Paolo VI diceva che la politica è la più alta forma di carità, intesa proprio come caritas e quindi capacità di darsi agli altri. Ecco, Davide ha sempre ricordato che insomma, nello scautismo ha fatto questa esperienza ed è stato poi chiamato a donare i frutti di questa sua esperienza. Non ho conosciuto David personalmente, ma come dicevo è dai frutti che si riconosce la bontà dell'albero, e credo che se siamo qui a essere ancora stimolati dalla sua buona compagnia a fare del nostro meglio per essere impegnati e crescere insieme alle loro famiglie, insieme alle altre associazioni, alle istituzioni, dei buoni cittadini e dei buoni cristiani, ecco, questo anche il suo essere passato e aver camminato con noi ci porta in questa direzione. Speriamo di essere all'altezza sempre come cristiani, come cittadini, come educatori, come associazione che in questo caso rappresento.